Vediamo adesso cosa succede e cosa invece dovrebbe succedere quando non appendiamo nessuna massa alla molla, quindi 0 grammi. Vedremo che in linea teorica, riducendo la massa appesa fino a 0, in linea teorica anche il periodo dovrebbe ridursi fino a 0. Nella realtà invece questo non accade perché misurando 10 oscillazioni si trovano circa 2 secondi, quindi un periodo di circa 0,2 secondi. Come infatti vediamo qua, tirando la molla il periodo è molto breve, molte oscillazioni, però in linea di principio noi dovevamo ottenere un periodo pari a 0, quindi un numero infinito di oscillazioni al secondo. Il motivo per cui non abbiamo trovato 0 secondi come periodo nell'esperimento può essere che la nostra molla non ha una massa 0, ma ha una massa di circa 23 grammi. Invece la legge teorica che prevede un periodo 0 in assenza di massa appesa si riferisce a una molla ideale che non ha massa per niente. Invece la nostra molla è reale e ha una sua massa non trascurabile. Inoltre ci aspettiamo intuitivamente che la nostra molla reale, con i suoi 23 grammi di massa, avrà un comportamento abbastanza distante dalla molla ideale quando appendiamo delle masse piccole. Per esempio, se appendiamo 50 grammi, i 23 grammi di massa della nostra molla non sono trascurabili. Se però ne appendiamo 300, i 23 grammi di massa della nostra molla già hanno un'importanza molto minore. Quindi più andiamo su con la massa appesa, quindi appendiamo pesi di grande massa, e meno importante sarà il fatto che la nostra molla reale ha una sua massa. Cioè, nelle righe in basso della tabella, la molla tenderà a comportarsi sempre più come una molla ideale.